compagnero, Squidgy Lemon, rieccoci. Guardate, bisogna lasciare quello lì e adesso per magia si apre la porta. Andiamo avanti. Ah, va bene. Avete visto, qua c'è un altro di quei cosi lì. Il che ci dovrebbe aiutare non poco. Esatto. Lancia. Esplodi. Oh yeah. E ora vola e andiamo. Pom. Bene bene. E mo aspettiamo che questo vada giù. Tanto avete già intuito dove dobbiamo farlo combaciare. Madonna che lentezza. Devo farlo combaciare là. Ingiriamolo di 90 gradi in là. E come per magia, opla, questa porta si apre. Allora, adesso un attimo che metto a posto l'inventario, ci vediamo tra pochissimo. Ok, ci siamo. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire cosa ci sarà dietro questa porta. Ho cambiato, ho messo quelle manopole che avevo trovato, che sono molto fighe. Hanno sempre danni da shock, quindi facciamo tutte le armi da shock. Scioccanti. Guardavo se c'era una qualche vita. No. Oh, nessuna pozione. Oh vabbè. Ok ragazzi, eccoci arrivati in questa immane voragine. Porca puttana. Porca troia. Oddio, quanto sei brutto, quanto sei brutto, quanto sei brutto. L'ospite gemente. Eri te che gemevi, lurido stronzo. Ah, è vero, questo... Allora, questo è stronzo, quella parte lì. Allora, qui intanto... Ho sbagliato. Allora, ok, adesso lo andiamo a fare. Ho sbagliato, allora... Per quello lì dobbiamo fare... Dobbiamo metterci un attimo di tranquillità, un attimo, che devo capire... Grazie alle mani. Stai un po' giù. Questo è l'unico modo per schivare quel coso. Ah no! Oh, m'ha preso. Boia. Dai, attaccami! Ok. Primo. E ora dobbiamo attaccare. Oh, dove cazzo vai? Vieni fuori, bastardo coniglio, che non sei altro. Oh, ehi. Eccoli, i suoi servetti malefici qua. Questi qui naturalmente gli parano un po' il sedere e noi dobbiamo farli fuori. Certo che da solo non è capace di far niente sto qui. No, non mi colpirete, non mi colpirai. Ho detto che non mi colpirai. Non mi hai sentito. Vedete degli apparecchi acustici alle orecchie. Oh, ma già non le hai le orecchie. Ah, vabbè. Vieni fuori adesso. I tuoi servetti. Ecco. Oddio, potevi star dentro. Boia.
Ah, eccovi, nuovo. Boia. Sai che non è valido, sei troppo lungo. Ecco. Devo farsi prendere sempre. Boia, accidentaccio. Ora. Almeno una volta ogni tanto. Beh, sì, adesso, non mi prenderai mica sempre. Schivato. Dai, sbatti le mani a terra, nabone, muoviti. Non quella mano a terra. Le altre due, tutte e due. Boia. Eccolo. Mi ha preso. Porca miseria. Quanto mi state antipando. Dai, vieni giù. Vai mo. Crepa bastardo. Schifoso. Lurido. Anche se non è ancora... Oddio, 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 quanto sei brutto. Eri più bello prima, ragazzo. Davvero, eri più bello prima. Ragazzo, insomma, sembra una seppia gigante. Adesso mi attaccano sempre questi qua. Sentite, io però non è che voglio... voglio così disperatamente amici miei. Quello, ecco, adesso ci sono anche questi che ti si mettono. Via. Via amici, grazie. Vaffanculo. Anguilla, se ti prendo, guarda, ti cucino. Vai via. Ma allora... No. Dai. Eccolo di nuovo. Per l'ultimo round. Torna con me, vieni, sono qua. Sono qui, sono. Ok. Vai mo. Mo, cerchiamo di farci fregare di meno. Ecco, come non detto. Ma dai, ma anche te no, Andate via voi. Vai! Vai mo! Bastardissimo! Che figata! Finiamo l'opera. Oh yes, sei proprio un figo. E prendiamo tutte le monetine e tutto quello che ci ha lasciato in eredità, il coso gemente lì. Ok.
E adesso? Di là. Di qua siamo entrati, quindi bisognerà andare di là. Eccoci, eccoci. Eccoci, sì. Basta. Andiamo a vedere. Cavaliere. Chi ha chiamato? Padre Corvo. Padre Corvo. Ti ho detto prima io. Sono colui che cerchi. E dove potrei essere? Se non nella città dei morti. In vuoi effetti fare una domanda? O startene lì come se avessi visto un fantasma? Ah, dimmi come si arriva al pozzo divertente delle anime. Il pozzo delle anime è un luogo di potere inimmaginabile. Lo so. Chiave della vita e della morte, della creazione stessa. Ed è per questo che il pozzo ha una sua chiave. È stata divisa molto tempo fa. Gli angeli ne hanno una metà e i demoni l'altra. Le due parti non si incontreranno mai. A meno che tu non voglia davvero salvare tuo fratello. Per salvare guerra darei l'assalto alla città bianca. Sono più che sicuro. Ma non è necessario. Gli angeli hanno altri regni oltre la città bianca e anche i demoni oltre il loro regno oscuro. Capirei tutto quando raggiungerai l'albero. L'ho già raggiunto. Ci sono già stato, padre Corvo. Ciò nonostante, dovrai trovare di nuovo l'albero e andare dovunque ti porterà. Vabbè. Absalom è vivo. Absalom è vivo. La sua furia e la sua agonia. Ha cambiato intonazione in un modo. Distruggerà i frutti del creato per annientare l'equilibrio. Bene. Ho ucciso Absalom una volta, padre Corvo. Se tornassi indietro, lo risparmierei. Dubito che ti riserverebbe la stessa cortesia. Dubito anch'io. Come posso sanare l'umanità? Il pozzo delle anime. È da lì che ha inizio ogni forma di vita, dove le anime dei morti nascono a vita nuova. Davvero? Ho ucciso la bestia che infestava questo luogo. Ho liberato le anime dell'umanità. E in altri tempi ciò sarebbe bastato. Ma qualcosa trae forza dal pozzo, lasciando il vuoto, là dove un tempo c'era vita. Temo che le anime che hai liberato troveranno solo altri tormenti. Ma dai, allora ma non c'è più speranza. L'umanità è perduta. Dai. Non è così. Anche ora porti con te il potere di ripristinare il pozzo. I Nephilim? Se sacrifichi le loro anime, sì. Solo loro hanno il potere di disfare ciò che è stato fatto. Dunque devo sacrificare i Nephilim, mia gente, per salvare l'umanità. Tanto l'hai già uccisi, che cazzo te ne frega? Per tua stessa mano. Ecco. Quel talismano spezzato. Ascolta il vecchietto. E tutto ciò che ne rimane. Li vorresti abbandonare al tormento eterno in quella gabbia sul tuo petto? Ok, ragazzi. Allora, abbiamo sconfitto quel sottospecie di octopus gemente. Anonimo, ti ho lasciato un regalo, controllo, va bene. E adesso basta, abbiamo finito questa città dei morti. Dobbiamo andare a cercare le due parti della chiave a sto punto. Ok, vi saluto. Per questo gameplay è tutto. Ci vediamo prossimamente sul canale di Jim Lemon con Morto. Ciao ciao ragazzi.